Serve un gioiello? Se te lo fai da solo è più bello! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te! Bella la rima, vero? Sta degenerando questa cosa, ragazzi. Oramai vado a parlare sempre. Poi nel periodo di Natale mi si acquisce in una maniera imbarazzante. E allora, ragazzi, oggi sì, faremo dei bellissimi monili da regalare ai nostri amici. Prima di addentrarci nello specifico del video, vi ricordo che se vorrete supportare Arte per Te potrete farlo tramite il pulsante PayPal che trovate sulla homepage del canale. Vi linko qua il video dove vi spiego il perché di questa novità. Vi aspetto anche sui miei canali YouTube Ombretta e Due Cuori Una K, il primo un canale di lifestyle beauty e il secondo il mio canale di cucina insieme a Gabriele, e vi aspetto anche su Instagram, su Facebook, gli altri mondi paralleli di Arte per Te. Vi aspetto in poche parole su tutti i miei social. Ora andiamo a fare i nostri gioielli e questa volta useremo dei materiali che vi hanno incuriosito tantissimo: la plastica termorestringente e i pennarelli Sharpie. Vedrete come questi due materiali insieme formeranno delle cose strepitose e dei gioiellini veramente belli da regalare. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. E finalmente continua la nostra corsa ai regali di Natale homemade. E allora, tutti pronti per preparare dei bellissimi portachiavi, gioielli, targhettine, tag, semplicemente con dei pennarelli permanenti. Io qui gli Sharpie sono 28, sono una confezione bellissima che vi consiglio veramente di avere e di pensarla come regalo di Natale, perché è veramente un prodotto fantastico, lo vedrete. Ma potrete, l'ho comprato io naturalmente, non è sponsor, potete sostituirli con dei singoli colori, perché i cosiddetti pennarelli permanenti, come potete leggere sul pack di ogni colore, vengono venduti anche sfusi. Per esempio questi sono della Staedtler, è il nero, ma ci sono varie colorazioni anche di questo e anche varie punte per quanto concerne questo prodotto. Questa invece è più una gamma colori ampia, molto molto bella. Io ho voluto possederla, per esempio. Altri pennarelli permanenti che possiedo sono questi della Centosphere, sono anche molto buoni, hanno tagli anche più piccoli, quindi per cominciare vanno bene anche questi. Vi metto nell'info box tutti i link dove potrete reperirli, così vi verrà anche semplice trovarli. Poi con i pennarelli permanenti userò la shrink paper, cioè la carta che si restringe con il caldo. Questa carta è fantastica, c'è in tanti colori. Chiamarla carta è già un errore, perché adesso vedrete è una plastichina, diciamo così. Vi ho fatto già vedere un video con la tecnica shrinky, ve lo metto qua dove ce l'hai col pallino, ma questa volta lo facciamo proprio con gli strumenti giusti. Questa è una carta matte trasparente, c'è anche totalmente trasparente, c'è totalmente lucida, finish matte, e sono dei fogli che messi in forno rimpiccioliscono, quindi voi potete creare il vostro soggetto così, disegnandolo a grandezza naturale, poi colorarlo, ritagliarlo, metterlo in forno e lui si restringe, si ispessisce e diventa un oggettino in simil plexiglass, per intenderci. Adesso vedremo insieme cosa faremo, e con questo si possono fare tante bellissime cose. Quindi ci servirà una fustellatrice, una fora buchi, una fora fogli, una fustellatrice per praticare dei fori, un paio di forbici o forbicine, dei soggetti da riprodurre. Faremo Pikachu ed Eevee per Enzo, lui è fissato in questo momento con i Pokémon, quindi gli farò due portachiavi. E poi ho preso anche dei timbri di Natale, perché voglio fare un esperimento, vediamo se riesco a timbrare e a far restringere pur non avendo il tampone con inchiostro permanente, che esiste ma io non ho. E poi naturalmente le basi, i chiodini per fare gli orecchini,
gli anellini per fare i portachiave e le basi spilla per fare gli spillini. Questi li ho presi da Tiger, questi li ho presi dai cinesi, questi mi pare li abbia presi anche da Tiger. Comunque in tutte le mercerie trovate tutte le cose che vi sto mostrando. Poi un punto di colla acetovinilica o di colla a caldo. E vi faccio vedere come si presenta. Le carte satinate come queste, a differenza delle carte lucide, vi permettono di colorare anche con le matite colorate, le normalissime matite colorate, oppure pennarelli per lucido o, come vi ho detto, pennarelli permanenti. Adesso iniziamo subito, quindi prendiamo una matita. Questo è un disegno che io faccio dai tempi del liceo. E quindi adesso che ho la possibilità voglio farmi una bella spilletta. Tolgo questa parte, vedete, si può anche cancellare, io vi faccio vedere proprio tutto e disegno il mio babbo. Soggetto numero 1 per la mia spillina. Soggetto numero 2, i portachiavi di Enzo, se no quello mi uccide. Andiamo di Pokémon. Questo invece, per chi magari non ha dimestichezza con la matita e vuole creare però qualcosa di comunque molto molto preciso. E anche Pikachu è preso. Voglio fare Pokémon natalizio e vi faccio vedere cosa faccio. Faccio lo stesso Pokémon di prima, però qui sulla testa, tutto morbidoso. Gli metto un super cappellone. E così c'è anche Pikachu di Natale, se lo vogliamo fare a tema. E Pikachu ha anche il cappellino di Natale, fantastico. Per quanto concerne i timbri effettivamente potremmo utilizzarli in due maniere diverse, perché potremmo utilizzarli, guardate, o timbrando, o semplicemente ricalcando quello che è il soggetto portato sulla foderina dei timbri, quindi metterlo sotto e riprenderlo. In questo modo si potrebbero apportare anche molte modifiche, per esempio il cuore così scuro si potrebbe fare più chiaro, ma a me interessa in questo momento vedere se la timbrata regge alla tecnica dello shrinky. Stringiamo le dita, speriamo che venga quantomeno l'accenno su cui io poi passerò col pennarello. Yeah! Su cui io passerò poi col pennarello permanente, in modo tale da avere già il mio soggettino bello e pronto. Capite bene che così fare delle spille, dei gioielli pressoché perfetti diventerà veramente, veramente, veramente molto, molto semplice. Conviene prima colorare e poi contornare. I miei Sharpie sono punta fine, quindi andiamo subito a colorare. Il timbro va colorato mantenendosi non sopra le righe, perché il timbro è molto leggero, quindi se passate col pennarello
permanente sulle righe della timbrata, scolorireste tutto. Invece dovete accostarvi senza passarci sopra. Gli sciarpi hanno la punta a pennarello rigida, mentre i Centosphere hanno la punta a pennello, vedete? Sono molto molto più morbidi. Anche loro possono essere miscelati tra di loro e portati in giro, vedete? Una volta messi, quindi io faccio qualche ombreggiatura e do un colore più adatto al pacco di Babbo Natale. Proprio divertente colorare con questi marker, sia gli Sharpie che questi, uguale. Sono due modi completamente di colorare, ma entrambi molto belli. Questo dà un effetto più dipinto, vedete? Mentre lo Sharpie dà un effetto più pennarello, più marker. Ma sono entrambi bellissimi. Forse io, per mio modo di essere, preferisco i Centosphere, però devo dire anche gli Sharpie sono bellissimi, anche come brillantezza i Centosphere sono stupendi, guardate qua, meno controllo, ma proprio per questo più pittorici, ok, bellissimi. E anche questi, come vedete, hanno i marker metallici dorato e argentato. Dovessi scegliere, non saprei, sinceramente non saprei cosa consigliarvi. Entrambi, dovessi scegliere entrambi. Qui uso lo Staedtler Permanent Color punta sottile, perché con una punta grossa rovinerei tutto il disegno. Colorati i soggetti, cominciamo a ritagliarli. Tagliare lasciando un bordino trasparente tutto attorno. Prendiamo la fustella e pratichiamo un buco sul pupazzino, così. E adesso vi faccio vedere proprio come a costo zero, proprio zero, potete fare dei bellissimi, per esempio, orecchini. Guardate. Faccio una striscia di rosso, una striscia di bianco, una striscia di verde, una striscia di dorato, un'altra striscia di rosso, un'altra striscia di verde, un'altra striscia di dorato, rosso. Proprio per farvi capire come per creare un monile non ci voglia veramente nulla. Fate asciugare completamente e taglio due triangolini che diventeranno due carinissimi orecchini. E questi in forno diventeranno due orecchini a forma di alberelli di Natale. Bene, andiamo in forno! E metto in forno a 170 gradi per i minuti necessari, che non so quanti siano. Adesso lo vedrete ad occhio, perché loro dapprima si accartocceranno tutti e poi torneranno di nuovo belli, dritti, più piccoli ma spessi.
Ok, tornati piccoli e piatti, tiriamoli fuori dal forno e ci rivediamo sul piano da lavoro. Senza scottarci, eh? Ed eccoli qui i nostri soggettini appena sfornati. Guardate che bello il mio soggetto personalizzato. Fantastico. Pikachu di Natale, ma non è troppo carino? E guardate che duri, visto, sono tipo plexiglass. Guardate il timbro quanto è diventato piccolo. Guardate che bella che verrà questa spilletta. Portachiavi, voilà! Facile facile, basta agganciare l'anellino al forellino ed è fatta. Spillina, mettere una base da spilla dietro i soggetti più ampi e voilà, una spillina monile per Natale o qualunque soggetto voi desideriate è bella e pronta. Guardate questa e guardate anche questa, la mia spilla personalizzata, quella che ho sempre disegnato da quando ero in prima media. Orecchini, guardate che bellini gli orecchini, visto? A forma di alberello di Natale, fatti addirittura con gli scarti di lavorazione, quindi no a costo zero, a costo men che zero. Due splendidi portachiavi che ai ragazzi non sappiamo mai cosa regalare quando hanno 13-14 anni, eppure i loro personaggi dei videogiochi sono veramente semplici da riprodurre e molto molto, secondo me, desiderati da tutti loro. Quindi adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito subito dopo. Gioielli sono veramente veramente carinissimi. Nonne, pensate quanti nipotini potrete fare felici semplicemente con un foglio di plastica termorestringente. Pensate quante amiche potrete rendere con un sorriso da qua a qua con una spilletta dedicata al Natale. Insomma, sbizzarrite la vostra creatività e create i vostri monili specialmente natalizi con pochissimo. Tra l'altro il materiale vi rimane pure, i pennarelli non li consumerete, quindi sono veramente un investimento che vi permetteranno di rientrare nella spesa risparmiando tantissimo con i regali. Bene, pensateci, se questo video vi è piaciuto disegnatevi un bel pollice in su, condividete il video sulla vostra pagina Facebook e soprattutto lasciatemi tanti commenti qua sotto per dirmi cosa ne pensate. Non mi rimane che salutarvi, augurarvi una splendida preparazione al Natale e darvi appuntamento sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!